Ciao a tutti e bentornati. Oggi prepariamo insieme una torta sofficissima al gusto di agrumi. L'ho chiamata però torta 10. Vediamo perché questo nome. Ora vi mostro che cosa ci serve per prepararla. Gli ingredienti che ci occorrono per la nostra torta sono 8 cucchiai di farina 00, più 2 di fecola di patate, 10 cucchiai di zucchero semolato, 2 uova piccole, 10 cucchiai di olio di semi di girasole, 5 cucchiai di panna, per dolce ovviamente, oppure di latte, e 5 cucchiai ottenuti dal succo spremuto di mandarini, arance e limoni, una bustina di lievito per dolci, un pizzico di sale e una bottiglietta, una fialetta di aroma alla vaniglia oppure una bustina di vanillina. Mettiamo nel nostro misurino 10 cucchiai di polveri, ovvero, ripeto, 8 di farina 00, 2 di fecola, la bustina di lievito per dolci e un pizzico di sale. E setacciamo tutto nel nostro mixer. Aggiungiamo 10 cucchiai di zucchero semolato. Come potete vedere, i cucchiai non sono pienissimi, quindi un cucchiaio normale. E ne mettiamo quindi 10. Aggiungiamo poi i cucchiai di olio di semi di girasole, sempre 10, le 2 uova. Se vi piace l'aroma alla vaniglia potete utilizzare un'intera fialetta di aroma alla vaniglia, altrimenti è sufficiente metà. 5 cucchiai di panna per dolci. Filtriamo con un colino il succo dei nostri agrumi. Io, dato che ce ne servono 5 cucchiai, ho spremuto un'arancia abbastanza piccola, un mandarino e mezzo limone. E quindi mettiamo questo concentrato di vitamina C, 5 cucchiai, all'interno del nostro composto. Mescoliamo tutti gli ingredienti. L'impasto risulterà bello liquido. Fate in modo che non ci siano più grumi. Quando appunto i grumi si sono disfatti, l'impasto è pronto. Preriscaldiamo il forno a 180 gradi e intanto versiamo il nostro impasto in una tortiera dal diametro di 20 cm foderata da carta forno o precedentemente imburrata e infarinata. Potete scegliere se mettere sulla superficie della vostra torta della granella di zucchero oppure semplicemente dello zucchero a velo quando si sarà cotta e raffreddata. Inforniamo a 180 gradi per 40-45 minuti circa. Ed ecco la nostra torta 10 appena sfornata. Che voto le diamo? Provate un po' a indovinare. Spero che la videoricetta vi sia piaciuta e che come al solito la proverete. Noi ci vediamo, alla prossima!